Terremoto della sanità dopo la visita a sorpresa del ministro. Sanità azzerata in Calabria, svolta epocale. Sfuggiti all'operazione Ares, due latitanti arrestati in Spagna. Il boss Ruga assolto per l'omicidio del fratello, la risultante dal tribunale di Locri. Al poliambulatorio di Bibonge i risultati delle analisi restano un mistero. Dal laboratorio dell'ospedale di Locri nessuna risposta ad utenti che hanno pagato impegnativa e ticket. Quota 100, fuga dal lavoro, boom di dipendenti pubblici in uscita. Bentrovati, giornale di Telemia. Cominciamo dalla sanità. Ieri il tema ha imperato con la presenza del ministro Grillo in Calabria, con visite a sorpresa ed altri incontri programmati. Andiamo a fare una sorta di rendicontazione della presenza della ministra in Calabria. Il commissariamento della sanità in Calabria è stato un fallimento, a certificarlo e ad affermarlo il ministro della salute Giulia Grillo quest'oggi in Calabria, in provincia di Reggio, dove si è resa protagonista anche di un doppio blitz presso gli ospedali di Locri e Polistena, finiti al centro delle cronache nazionali dopo le criticità riscontrate dalla recente inchiesta delle Iene. La Grillo, che nel pomeriggio in prefettura Reggio Calabria, accompagnata dal commissario Cotticelli, dal subcommissario Schell, ha incontrato il prefetto prima di una conferenza stampa, prima di tenere una conferenza stampa con i rappresentanti della stampa locale e nazionale, dove ha annunciato, proprio alla luce di 10 anni di gestione fallimentare legata al commissariamento della salute, una legge speciale già allo studio e che presto potrebbe essere approvata dal Consiglio dei Ministri. Stiamo parlando di una regione che ha peggiorato, l'unica regione in Italia, i livelli essenziali di assistenza, indicatori che già sono molto poco descrittivi di una situazione. Pensate voi quando addirittura sono peggiorati, avevamo 137 nel 2014, siamo arrivati a 136 nel 2017. È peggiorato il disavanzo sanitario, quindi siamo a meno 127 milioni, di cui 28 milioni di euro extra gettito, il che significa che non si sa come si dovranno pagare questi 28 milioni di euro. E il timore è che debbano essere gli stessi cittadini calabresi a metterci i soldi di tasca propria, perché dei temerari, per non dire degli irresponsabili che dovevano amministrare correttamente le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, non hanno fatto il proprio dovere, anzi noi abbiamo l'ASP di Cosenza che chiude con meno 32 milioni di disavanzo, l'ASP di Crotone con meno 32 milioni di disavanzo, l'ASP di Catanzaro con meno 40 milioni, l'ASP di Reggio meno 22 milioni, l'ASP di Vibo in pareggio perché non eroga i servizi, no, perché sono bravi. L'azienda ospedaliera di Catanzaro ha chiuso con meno 28 milioni, l'azienda ospedaliera del Policlinico 21 milioni, Reggio Calabria meno 14 milioni. Abbiamo 244 unità di personale sanitario in meno rispetto al 2017, nonostante fossero stati sbloccati 1000 posti per assumere medici. Quindi un quadro che definire allucinante, da incubo e dire proprio, mi meraviglio anche che ci sia qualcuno che abbia il coraggio di attaccarmi quando sto cercando di sistemare quello che altri invece hanno favorito. Perché di questo stiamo parlando. Perché in altre realtà quando fai 1 milione di disavanzo a casa e non ti presentare mai più. Qua invece abbiamo aziende ospedaliere e aziende sanitarie che hanno chiuso cronicamente con disavanzi che ora chi pagherà? Loro? Quelli che dovevano assicurare il pareggio di bilancio? No, non li pagheranno loro, anzi, possibilmente sono stati pure premiati per aver causato i disavanzi. Li pagheranno sempre solo i cittadini calabresi, questa a me è la cosa che mi fa male come ministro. Ma io non sono solo qui oggi per dire quello che mi fa male e quello che ci fa male, perché penso che molti di voi siete pure calabresi. Sono qui perché dobbiamo trovare delle soluzioni. Allora è evidente che dopo 10 anni di commissariamento quello che è stato fatto non è sufficiente. E ho chiesto per questo l'appoggio del presidente Conte, dei ministri, del ministro dell'Interno, del ministro dell'Economia, del ministro della Giustizia, per presentare un decreto a favore della regione Calabria, per aiutare la sanità dei cittadini calabresi. È un decreto articolato che prevederà diverse misure,
Una di queste riguarderà naturalmente la sostituzione dei vertici, laddove sarà necessario, delle varie aziende sanitarie e aziende ospedaliere, dei vertici non solo dei direttori generali, ma anche, laddove necessario, dei direttori sanitari e amministrativi. Dobbiamo coordinare, lo stiamo facendo, coordinamento quindi con la normativa antimafia, se ci sarà la necessità, e ampliamento delle facoltà commissariali in caso di scioglimento dell'ente per infiltrazioni mafiose, perché purtroppo abbiamo valutato anche aspetti molto pesanti da questo punto di vista. Un obbligo di gestione straordinaria per gli enti in dissesto finanziario o con gravi irregolarità nella gestione contabile e quindi relativa separazione dalla gestione ordinaria. Un esempio eclatante, ma questo ve ne può parlare sicuramente meglio di me, il prefetto, è la contabilità dell'ASP di Reggio Calabria, cioè il fatto che non c'è una contabilità nell'ASP di Reggio. E chiaramente chi viene a gestire non può gestire l'ordinario e contemporaneamente gestire lo straordinario, quindi dovremmo prevedere delle vere e proprie misure straordinarie di gestione fallimentare. Purtroppo a questo siamo arrivati, ma da qualche parte bisogna ripartire. Obbligo di avvalersi delle centrali di committenza nazionali come Consip oppure Invitalia per l'edilizia sanitaria o di altre regioni per appalti e forniture, e anche rispetto a delle strutture convenzionate che possono avere problemi di infiltrazione, anche lì stiamo valutando appunto una procedura di amministrazione straordinaria. Noi avremo bisogno di tanto personale qui in Calabria appena approveremo questo decreto, perché probabilmente dovremo effettuare appunto una serie di cambiamenti. Allora io voglio approfittare di questo momento per lanciare un appello a tutti gli ottimi medici di origini calabresi che vivono fuori dalla Calabria e che fanno l'eccellenza nelle altre regioni. Io mi rivolgo a loro perché la regione Calabria oggi ha bisogno di loro. Ha bisogno delle migliori personalità, ha bisogno di gente che ci metta la faccia per tornare ad aiutare la propria terra, perché c'è bisogno di un ricambio, c'è bisogno di una nuova linfa. Io trovo negli ospedali persone scoraggiate, persone che non ce la fanno più, chi non è connivente naturalmente, perché ci sono purtroppo anche casi di persone conniventi, però sono rimasti qui a lottare per la propria terra. Ci sono i cittadini calabresi che non possono subire 300 milioni di mobilità passiva, perché non siamo mica la Svizzera, cioè pensare che una regione con queste difficoltà paghi 300 milioni di mobilità passiva è assurdo, e quindi magari pagando quegli stessi medici calabresi che sono andati fuori, e io ripeto, hanno tutto il diritto di un'ambizione di carriera eccetera, però so benissimo che sono tra i migliori che operano nelle realtà italiane. Quindi veramente faccio questo appello, faccio un appello a tutti quelli che stanno lavorando in questo momento in questa regione per cercare di migliorare la situazione. Erano sfuggiti all'operazione Ares, sono stati catturati in Spagna due latitanti. Ieri mattina a Madrid, a conclusione di indagini condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, la Polizia Nazionale Spagnola ha tratto in arresto i latitanti di 'Ndrangheta, Grasso Rosario, classe 82, e di Marte Giuseppe, classe 88, entrambi elementi di spicco della cosca cacciola Grasso di Rosarno. La cattura di ieri è giunta all'esito di una scrupolosa attività info-investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica Regina, diretta dal dottor Giovanni Bombardini. Ieri, avviata all'indomani delle operazioni di polizia denominata Ares, che il 9 luglio 2018 ha permesso di trarre in arresto in più fasi complessivamente 45 indagati in esecuzione di fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA e conseguente ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria. Grasso e Di Marte, entrambi sottrattisi alla cattura il 9 luglio e destinatari di mandato di arresto europeo emesso a seguito dell'operazione Ares, sono stati localizzati in un appartamento nel quartiere madrileno di Pozuelo de Alarcón. Al momento dell'irruzione, i due erano in possesso di documenti contraffatti e non erano armati. L'operazione Ares, condotta dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro tra il 2017 e il 2018, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto dottor Calogero Gaetano Paci e del sostituto procuratore Adriana Sciglio, aveva permesso di individuare per la prima volta due articolazioni territoriali della 'Ndrangheta, quella de Cacciola Grasso e de Cacciola, contrapposte tra loro, radicate nella piana di Gioia Tauro e riconducibili alla società di Rosarno del mandamento tirrenico della provincia di Reggio Calabria.
In particolare, le indagini hanno attribuito a Grasso Rosario un ruolo di assoluto vertice della cosca Cacciola Grasso, comprovando altresì il suo particolare attivismo nell'importazione di sostanze stupefacenti in Europa. Il tutto grazie ai contatti diretti con gli esponenti dei cartelli colombiani e venezuelani. Proprio per il ruolo di rilievo assunto al vertice della cosca, Grasso Rosario era stato inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi del Ministero dell'Interno. L'indagine Ares ha inoltre permesso di accertare il ruolo rivestito da Di Marte Giuseppe, narcotrafficante di fiducia del Grasso, a completa disposizione delle esigenze della cosca, in qualità di promotore, organizzatore e cofinanziatore dell'organizzazione diretta dal Grasso e finalizzata all'importazione di impressionanti partite di cocaina dalla Colombia. Le indagini si sono svolte per i profili di collaborazione internazionale dell'apporto fornito dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia SHIP. All'esito degli adempimenti di rito, gli arrestati rimarranno ristretti in Spagna in attesa del completamento delle procedure di estradizione. La tenenza della Guardia di Finanza di Tropea sotto la direzione del Comando Provinciale di Vibo nell'ambito dell'attività di controllo economico del territorio di contrasto al sommerso da lavoro ha eseguito un intervento nel comune di Briatico, provincia di Vibo, presso un campo di raccolta della cipolla rossa di Tropea, coltivato da un'azienda agricola della zona. L'intervento ha permesso di riscontrare la presenza di 12 lavoratori di nazionalità bulgara in nero, ovvero impiegati nella coltivazione in assenza di un regolare contratto di lavoro e pertanto senza adeguate garanzie. Andiamo adesso a Siderno per questa operazione a luci rosse che continua con un nuovo assicurato alla giustizia. Si tratta di un 60enne pensionato del posto. I carabinieri della stazione di Siderno, al termine di un'articolata attività di indagine, hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Locri su richiesta della locale procura, che ha concordato con le risultanze investigative rapportate dall'Arma nei confronti di un 60enne pensionato del posto indagato per sfruttamento della prostituzione. L'indagine è una prosecuzione dell'operazione convenzionalmente denominata Stazione a Luci Rosse, che all'alba del 14 dicembre 2016 tra i comuni di Siderno, Locri e Bovalino portò i carabinieri a notificare analogo provvedimento nei confronti di altre 4 persone, condannate nel 2018 ritenute responsabili a vario titolo di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. In quell'occasione i militari dell'Arma hanno scoperto contatti telefonici sospetti tra gli arrestati e l'odierno indagato che da dicembre 2016 veniva sottoposto a costante vigilanza e osservazione allo scopo di acclararne le frequentazioni, contatti e altro genere di relazione che potessero disvelare un suo eventuale ruolo nel giro della prostituzione. Le ulteriori indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri hanno consentito pertanto di accertare che l'arrestato era solito orbitare nei pressi della stazione ferroviaria di Siderno e nelle vicinanze dove venivano consumati rapporti sessuali con prostitute. Nel corso delle investigazioni sono emessi degli elementi probatori a suo carico che hanno cristallizzato mediante foto, pedinamenti e appostamenti il suo coinvolgimento nell'attività di favoreggiamento della prostituzione. In particolare è stato documentato come le donne, quasi tutte dell'Est Europa, giunte allo scalo ferroviario sidernese venissero successivamente favorite nell'attività di meretrice dell'uomo, il quale si adoperava fattivamente a mettere in contatto le stesse con i loro potenziali clienti. Continuiamo con la cronaca: rapine nella piana, arrestata una banda di 3 uomini. Nelle prime ore della mattinata odierna, i carabinieri della compagnia di Taurianova hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale nei confronti di 3 soggetti italiani, di cui 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere e una sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della locale procura, poiché ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rapina aggravata in concorso, lesioni aggravate, simulazione di reato e favoreggiamento personale. Gli indagati, gravati da precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi e stupefacenti, sono Girolamo Mario Mammone, 38enne di Rosarno, Gianluca Petullà, 38enne di Polissena, Daniele Macri, 32enne di Cinquefrondi.
Il provvedimento cautelare conclude un'attività investigativa avviata dalla stazione Carabinieri di Cinque Frondi a seguito di una violenta rapina a danno di un mini market del luogo di generi alimentari, commesso da due complici nell'agosto del 2018, i quali travisati da passamontagna dopo aver aggredito la titolare e rubato circa 200 euro in contanti dalla cassa, erano riusciti a darsi alla fuga prima dell'intervento delle forze dell'ordine. In particolare uno dei due, accompagnato sul posto dal complice a bordo di un motoveicolo, è entrato nel negozio all'orario di chiusura serale e, brandendo una pistola, ha minacciato la proprietaria per poi spintonarla violentemente a terra, riuscendo a prendere il denaro contante dal registratore di cassa. Subito dopo l'uomo ha cercato di fuggire a bordo della moto condotta dal complice, ma anche a causa dell'intervento del marito della donna, giunto in soccorso e a sua volta percosso, i due sono caduti a terra e sono fuggiti a piedi nella campagna circostante, abbandonando il mezzo sulla strada. La titolare del negozio, a causa della violenza subita, ha riportato la frattura parziale del bacino, mentre il marito è rimasto illeso. Il motoveicolo rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Taurianova, nel frattempo intervenuti, era privo di targa e coperto da vari adesivi, al fine di rendere più difficile l'individuazione. Dal sequestro del mezzo è iniziata un'articolata indagine, supportata anche da attività tecnica che ha permesso di appurare come il mammone, risultato poi il proprietario della moto, fosse coinvolto nella rapina, nonostante il suo tentativo di precostituirsi un alibi, attraverso vari accorgimenti come denunciare falsamente a Rosarno il furto del suo mezzo, togliere la targa, coprirlo con diversi adesivi e non portare al seguito i telefonini cellulari, il tutto con la complicità dell'amico e coetaneo Petullà. Tuttavia, la successiva visione dei sistemi di videosorveglianza della zona, le perquisizioni domiciliari svolte nell'immediatezza, le testimonianze e altre attività tecniche di attenta analisi svolte dai carabinieri della stazione di Cinque Frondi hanno consentito di ricostruire compiutamente gli eventi e gli spostamenti dei due, individuandoli quali autori materiali della rapina. Nell'indagine è rimasto coinvolto anche il Macri. Dagli accertamenti di riscontro è emesso che nel corso della serata ha avvisato telefonicamente il Petullà dell'intervento dei militari, cercando di concordare anche una credibile versione da fornire al fine di tutelare l'amico ed eludere le investigazioni. Nonostante quindi un'attenta organizzazione della rapina da parte dei malfattori, già gravati da precedenti di polizia e condanne e vari accorgimenti utilizzati per eludere le investigazioni, l'attività di indagine svolta dai carabinieri della compagnia di Taurianova, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, ha permesso di raccogliere gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico degli indagati, compendiati nell'odierna ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Mammone e di Petullà, ritenuti responsabili in concorso di rapina aggravata, lesioni personali, nonché simulazione di reato e nella misura cautelare dell'obbligo di presentazione della polizia giudiziaria a carico di Macri, ritenuto responsabile di favoreggiamento personale. I due autori della rapina, al termine della formalità di rito, sono stati condotti al carcere di Reggio Calabria Arghillà a disposizione dell'autorità giudiziaria. E anche qui, dopo 24 ore, facciamo un bilancio della prima giornata di questo afflusso a tanti sportelli per il reddito di cittadinanza, per fare la domanda, per prendere informazioni, e parliamo anche di quota 100. Non c'è stato il paventato assalto agli sportelli da parte degli utenti e l'iter per acquisire le richieste del reddito di cittadinanza sono state elaborate ad un buon ritmo senza particolari disagi nei CAF calabresi. Sono 144.000 i possibili fruitori in tutta la regione, secondo i dati forniti dall'INPS. Di questi, 50.000 risiedono a Cosenza e provincia, 37.000 a Reggio Calabria, 27.000 a Catanzaro, 19.000 a Crotone e 10.000 a Vibo Valentia. Il primo giorno, quello di ieri, di smaltimento delle domande, nel racconto esemplificativo di tre CAF crotonesi. Ci aspettavamo un po' di calca, ma eravamo già preparati. Si tenga conto che chi è venuto da noi aveva già fatto l'ISEE presso la nostra struttura, documento che è un requisito essenziale. Così Francesco Migrone, segretario della CISL provinciale di Crotone, sul primo giorno di presentazione delle domande per il reddito di cittadinanza. A proposito di numeri, Migrone evidenzia che la banca dati CISL Crotone, che è stata da noi interrogata verificando le domande dell'ISEE fatto da gennaio a marzo di quest'anno per la provincia di Crotone, ha verificato che ci sono 2.000 nuclei familiari potenzialmente aventi diritto al reddito di cittadinanza.
Ed in effetti, nell'ufficio postale centrale di Crotone, ieri è stata una giornata piuttosto tranquilla. Abbiamo accolto le domande, dice il direttore, Vincenzo Frascà, ma non c'è stata alcuna ressa e tutto si è svolto normalmente. Poste interverranno poi nella seconda fase con la consegna delle tessere degli aventi diritto. Per Raffaele Falbo, della CGL al CAF, c'è stata una fila ordinata. Abbiamo smaltito una cinquantina di richieste in mattinata ed altrettante nel pomeriggio. Certo, precisa, non sono tutte domande fatte perché qualcuno che si è presentato non aveva i requisiti necessari. I vigili urbani di Crotone sono al lavoro per verificare la veridicità dei cambi di residenza registratesi in prossimità della partenza della misura governativa. La sanità, col direttore Mesiti in studio, abbiamo focalizzato i temi più attuali della sanità e anche quanto ha proferito la ministra Grillo in Calabria ieri, a Calabria Sud. Durante il corso di questa trasmissione io ho avuto un colloquio delle interviste a telecamere aperte per quasi 2 ore. Poi loro hanno mandato quel minuto e mezzo un po' così, così come l'hanno impostato. Ma questo per dire che in queste 2 ore io ho saputo, perché prima non lo sapevo, che ci sono stati alcuni episodi che sono stati segnalati e messi in discussione dal giornalista, fra l'altro bravo, fra l'altro simpatico, il dottore Pecoraro delle Iene. Il problema per esempio dell'intervista al dottore Cagliotti, che ho, nel momento, vedete, che io ho saputo il problema, il giorno dopo ho richiesto intanto la sospensione del medico in via cautelativa e per garanzia dello stesso, in maniera tale da metterlo pure nelle condizioni in consiglio disciplinare di potersi difendere meglio senza avere la conflittualità delle funzioni. È stato sospeso non solo per ragioni opportune di opportunità dell'azienda, ma anche per garanzia dello stesso, perché sospendendolo da quelle funzioni io ritengo in consiglio disciplinare, che l'ho messo nel momento che ho preso questa notizia, si potesse difendere meglio. Poi è chiaro che qualcuno ha equivocato, ha pure pensato, perché mi ha chiamato, ma eri stato tu ad ordinare al dottore di fare così? No. Questa è una vicenda che mi pare del 2013-2014, io assolutamente non c'entro. Io al dottore Pecoraro, quando mi ha chiesto se un direttore generale poteva ordinare a un dipendente di fare cose che poi vedremo se si possono fare illegittime, diceva lui, io ho detto assolutamente no. Per quanto riguarda il problema invece dell'attore, perché non è un nostro dipendente, che diceva determinate cose su lavori, penso che si riferivano alla rianimazione di Polistena, una cosa del genere. Guardi, allora io ho fornito alla redazione delle Iene tutta la documentazione che loro mi hanno chiesto. Io ho lasciato al dottore Pecoraro, Pecoraro si chiama, sì, il dottore Pecoraro delle Iene, porte aperte e spalancate senza nascondere niente, perché noi non dobbiamo, chi lavora onestamente, e sono la maggior parte degli operatori che lavorano nella nostra azienda, non hanno bisogno di nascondere niente. Chi è stato o si fa prendere con le mani nella marmellata, questi calci in culo e fuori dall'azienda. E anche in questo caso io ho preteso un'inchiesta amministrativa interna. In questo caso però, dalle carte che ho visto, devo dire che ritengo che le notizie che quel gruppo di informatori delle Iene, di sciacalli locali, che hanno determinato alcune dritte, non erano assolutamente attendibili. Ma venite da me a dirmele queste cose, ma le avevo denunziate io, ho dichiarato lo stato di emergenza sanitaria
Non c'era bisogno di andare a fare le cose che ha fatto il direttore, che le sta dicendo con garbo e con professionalità, ma non da adesso, da 10 anni che mi ricordo io, che Telemia sta facendo una battaglia per l'ospedale di Locri. E queste riprese delle Iene l'avete fatte pure voi, sì, e altre televisioni, serie e professionalmente, ma non avete distrutto la stessa immagine dell'ospedale. Là invece mi hanno sparato all'anima, cioè mi hanno messo in discussione una vita, i valori di una vita, i comportamenti di una vita. Cioè, non si fa così, ma non me la prendo con le Iene, me la prendo con gli sciacalli locali che per 40 anni hanno fatto carne di porco dell'ospedale di Locri e oggi si permettono, nascondendosi dietro le Iene, di fare i moralisti. Ero del mio sindacato. No, io non conosco i fatti, però lei Will, sta fino al 30, fino al 30, ma fino al 30 settembre io ero bravo. Io il primo di ottobre non la Will, che è un grande sindacato. Senta, un personaggio della Will, allora le faccio che sa chi era questo personaggio? Uno che 40 anni fa è stato assunto come infermiere generico in pediatria. In pediatria in 40 anni non è andato mai, se non un mese e mezzo, ha abbracciato un sindacato e su quello non ha fatto niente per 40 anni, ha un posto, il migliore stanza dell'ospedale, e fra l'altro si vanta che ci sono nostri dipendenti che gli fanno io caffè, quale voglio fare una e biscottini. Basta, sei immorale! Guarda, l'attacco alla mia persona, che è un attacco in questo momento alla sanità, all'ospedale di Locri pure, io non me lo so spiegare. Io penso che all'atto della mia nomina, no, a un certo punto è successo qualche cosa. È successo che qualcuno, per esempio, mi chiedeva, io facevo parte di un sindacato, io facevo parte della GUIL. Io nel momento che sono stato incaricato, ho restituito la tessera della GUIL perché era un atto dovuto, un atto morale, perché doveva a che fare con tutte le parti sociali e quindi mi dovevo mettere super partes, e qualche sciagurato della GUIL che sfrutta un grande sindacato come la GUIL per aver fatto sempre il bello e il cattivo tempo nell'ospedale di Locri, voleva praticamente che io facessi il pupo e lui il puparo. Non mi sono mai seduto con lui. Questo. E forse questo è l'attacco che io ho da parte di questo sciagurato che continua a fare terrorismo, perché ha fatto negli anni una specie di KGB locale, facendo delle schedature su tutti i dipendenti e pensando di condizionare tutti. Con me non ce la fai. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco. Accusato di aver ammazzato il fratello, è stato assolto, andiamo alla giudiziaria, il boss Ruga si ama Monasterace. La Corte d'Assise di Locri, presieduta dal giudice Amelia Monteleone, ha assolto Giuseppe Cosimo Ruga, 68enne di Monasterace, dall'accusa di essere responsabile della morte del proprio fratello Andrea Ruga, trovato senza vita nella sua casa di Monasterace Marina la mattina del 13 gennaio del 2011. Le accuse formulate dalla DDA di Reggio Calabria non hanno retto e i giudici hanno accolto la richiesta di assoluzione dell'avvocato Giuseppe Gervasi, difensore dell'imputato, coadiuvato dal collega Vincenzo Sorgiovanni. Assai utile si è dimostrata la consulenza tecnica di parte prestata da Antonio Andrea Miriello, vice coordinatore unità digital e computer dell'Istituto Scienze Forense di Milano, che per la difesa ha curato trascrizioni ed estrazioni di conversazioni da social network. L'accusa, rappresentata nel processo dal PM Giovanni Calamita lo scorso 5 febbraio, a conclusione della sua requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per lo stesso Giuseppe Cosimo Ruga. Insieme a quest'ultimo erano a processo altri 9 imputati coinvolti nell'operazione Confine 2, ritenuti appartenenti o vicini alla cosca Ruga di Monasterace e accusati a vario titolo di associazioni di tipo mafioso, omicidio, danneggiamento, rapina, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Nella richiesta del PM gli anni di carcere erano 62 in totale. Nella sentenza di ieri gli anni totali di carcere per tutti gli imputati sono scesi a 36 anni e 6 mesi. Nello specifico Cosimo Giussaperuga è stato condannato a 24 anni di reclusione. Antonio Franco, detto Nino, difeso dagli avvocati Mauro Ruga e Antonio Spadaro, a 4 anni e 2 mesi. Maria Concetta Ruga, avvocato Marcello Manna e Marco Ruga del Foro di Cosenza, a 3 anni di reclusione. Salvatore Certomà, avvocati Gervasi e Giorgio Vertolo, avvocato Alfredo Arcorace, a 2 anni e 4 mesi ciascuno. Filippo Amato, avvocato Salvatore Staiano del Foro di Catanzaro, a mesi 6. Applicati nei confronti di Giuseppe Cosimo Ruga le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena, nonché nei confronti degli imputati Antonio Franco e Maria Concetta Ruga l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Giuseppe Cosimo Ruga e Antonio Franco dovranno risarcire le parti civili, il primo la Regione Calabria per 50.000 euro ed entrambi la stessa somma a testa per i comuni di Monasterace e Camini. Assolti invece per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, gli altri imputati Salvatore Papaleo, avvocato Gervasi e Mauro Ruga, Cosimo Sorgiovanni, avvocato Vincenzo Cicino del Foro di Catanzaro, Vincenzo Emanuele, avvocato Mauro Ruga e Manna e Natalia Chisan, avvocato Salvatore Rodinò. La giovane donna straniera che conviveva con Andrea Ruga negli ultimi periodi prima della sua morte, il principale imputato, Andrea Ruga, fu trovato morto nella sua casa di Monasterace Marina la mattina del 13 gennaio del 2011. Per come promesso c'è tornata Striscia la Notizia alla Ciambra e l'ha rivista in maniera completamente differente. Andiamo a vedere uno spaccato del servizio diffuso ieri dal noto TG satirico nazionale. Io e il Bassotto siamo a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove 2 anni fa avevamo accolto l'appello di 160 bambini del quartiere La Ciambra. La Ciambra è un ghetto periferico con gravi problemi igienici, sanitari e sociali. Un luogo che non permetteva ai bambini una vita normale. A questi problemi storici purtroppo se n'era aggiunto un altro. Per un anno sono andati a scuola, veniva il pulmino, li portava regolarmente. Da un mese il comune non ha pagato l'assicurazione, stamattina l'ho pagata io, ho pagato 1.720 euro come garante e domani pretendo che i bambini tornino a scuola. Dall'ultima volta che ci siamo visti, cos'è cambiato alla Ciambra? I bambini hanno visto finalmente una strada. Cioè hanno fatto finalmente dopo 30 hanno anni. Hanno asfaltato la strada. Evviva! Hanno il sistema fognario un attimo più decente, perché ricorderai che era disastroso. Non c'era. C'è la profilassi da parte delle autorità sanitarie e soprattutto vanno a scuola ogni giorno accompagnati dal pulmino con i vigili e gli assistenti sociali che le accompagnano. E questa è la miglior notizia, perché certo, il problema vero lì era farli tornare a scuola. La dispersione scolastica era oltre il 60%, oggi abbiamo notizia che rasenta lo 0%. Vai. Poi abbiamo la Chiesa che si è impegnata perché i bambini escono da scuola, vanno in parrocchia a fare servizio mensa e poi fanno il doposcuolo sempre in parrocchia per dimostrare a quei bambini che è possibile costruire un mondo alternativo rispetto a quello che i loro occhietti hanno visto fino ad oggi. Ma adesso vanno a scuola correttamente, no? Siete contenti di questa cosa? Sì. Amici, è vero, la situazione è migliorata, c'è l'asfalto, qui non c'era nulla, ma ci sono ancora gravi, anzi gravissimi problemi igienico-sanitari. Ci sono ancora cumuli e cumuli di immondizia e ricordiamo che qui ci vivono ben 160 bambini che sono costretti a giocare tra rifiuti e topi. Quali sono le altre problematiche? A partire dalle condizioni strutturali delle palazzine che presentano parecchie criticità, poi ci sono gli scantinati che sono nuovamente allagati dalle acque reflue, sono state prosciugate le cantine, fatti gli allacci alla rete fognaria, però il problema si è ripresentato. Adesso io e il Bassotto andremo a chiedere al commissario come si può risolvere il problema della Ciambra. Il comune è in dissesto, quindi non possiamo pensare che il comune possa provvedere a riqualificare la Ciambra. Quindi ci vuole l'azione coordinata di vari livelli istituzionali e soprattutto quelle delle autonomie locali e penso soprattutto alla Regione per portare via le montagne di rifiuti che si sono accumulate negli ultimi anni. Ma come facciamo a essere sicuri che poi non si ricominci? Comune e Regione devono fare sicuramente di più e poi bisogna lavorare sul piano culturale della mentalità, alzare soprattutto il livello del senso civico. Ecco,
se vi mettessero la differenziata la fareste? Certo, giusto. Davvero? Sì. Cioè voi siete i primi interessati? Certo. Ma certo, perché lo dici a me, ovvero? No, solo per noi, tu per i bambini. Ovviamente, lo fareste? Certo, davvero? Sì. Sono il primo io. Amici, una cosa è certa, che fino a quando questo posto non diventerà vivibile per loro, noi continueremo a tornare. Diciamo che per il momento a Gioia Tauro è tutto, Seriamente X e il Bassotto per Striscia la Notizia. Al poliambulatorio di Bivongi i risultati dell'analisi restano un mistero. Dal laboratorio dell'ospedale di Locri nessuna risposta ad utenti che hanno pagato impegnativa e ticket. Dopo l'inchiesta sulle condizioni dell'ospedale di Locri da parte della nota trasmissione televisiva Le Iene, in cui sono state evidenziate molte criticità, e ora la periferia a lamentare di servizi inerenti a un laboratorio di analisi. Tutto parte dalle lamentele dei cittadini della Vallata Stilaro, dove a Bivongi c'è il poliambulatorio che, da quando è stato inaugurato a settembre del 2013, alla presenza dell'allora presidente della regione Giuseppe Scopelliti, il direttore generale dell'ASP Rosanna Squillacioti e del direttore sanitario Francesco Sarica, ha funzionato in modo eccellente. Gli utenti, come sempre, si recano al poliambulatorio per sottoporsi a prelievi vari da inviare al laboratorio analisi, pagando regolarmente il dovuto per l'impegnativa e il ticket. Il problema è che il risultato dell'analisi o arriva tardi o non arriva affatto. Qualcosa di veramente strano e inspiegabile, che nemmeno gli stessi addetti alla struttura riescono a capire, del perché non si ha risposta delle analisi. Addirittura si è arrivati al paradosso che gli utenti sono consigliati a rivolgersi direttamente al centro analisi di Cavolonia per essere certi di avere poi i risultati dei referti, e gli stessi impiegati, che da anni conducono un lavoro esemplare tanto da raggiungere obiettivi soddisfacenti con 700 prelievi all'anno, non sanno dare spiegazioni. Ricordiamo alcune dichiarazioni dei medici per capire la bontà del servizio e dell'importanza di avere una struttura come il poliambulatorio di Bivongi. C'è una grossa affluenza di pazienti, sono contento perché ritornano ai controlli, e questo è molto significativo perché è il segno del loro consenso e dell'efficienza di questo ambulatorio. Però devo dire che mi trovo benissimo, è un ambiente accogliente, è palpabile la simpatia e l'affetto con cui queste persone ricambiano le prestazioni del medico. Malattie? Malattie, non ci sono malattie particolari degne di nota, è una realtà ben curata dal punto di vista sanitario, e noto che sentono molto questa struttura, anche dalla cura con cui si avvicinano proprio alle strutture murarie, agli ambienti, hanno un grande rispetto per la struttura che sentono come propria. Quanti pazienti visita al giorno quando viene a Bivongi, e che pazienti sono, che malattie, che tipo di malattia? Sono pazienti di una certa età, la media di 60-70 anni, poi anche a volte più giovani, a volte ancora più anziani. Trattiamo patologie muscolari scheletriche, diciamo la media di visite sono dalle 15 alle 20 per volta. Che consigli dà? Sicuramente già loro, per il posto in cui abitano, già conducono una vita sana, al di fuori anche di stimoli ed eventi e stress, diciamo, inquinanti o stressogeni, quindi già di loro hanno una buona base. L'input che diamo è quello di attenzionare bene le problematiche, trattarle dal punto di vista farmacologico e fisioterapico. Inoltre la nostra attività va al di là anche, diciamo, del poliambulatorio qui presente, perché qualora il paziente sia allettato e quindi non trasferibile, il medico curante ci manda a noi appunto la richiesta per poter essere visitato anche a domicilio, quindi anche per pazienti un po' più gravi, le cui condizioni cliniche non permettono di deambulare, possiamo anche aiutare, dare loro una mano proprio per il loro stato di salute. Utenti amareggiati per come è stata ridotta la sanità, che parlano di vergogna perché agli 11 euro dell'impegnativa imposta dalla Regione Calabria e al ticket, che a seconda del tipo di analisi costa fino a un massimo di 56 euro, devono aggiungere anche i soldi della benzina e perdere mezza giornata per raggiungere Cavolonia e fare poi la fila, per non parlare delle difficoltà che affrontano gli anziani soli.
Si potrebbe capire qualche disservizio ai macchinari del centro di Locri, ma non è così, perché trattandosi di analisi similari, come quelle del sangue, si aggiungono da Bivongi, probabile che non vengono lavorate, mentre se giungono da Caulonia sono pronte nel giro di una settimana. Poi, a chi rivolgersi al laboratorio di Locri per avere chiarimenti, visto che non c'è un vero responsabile o primario? La domanda e il sospetto che in tanti si pongono è che si vuole boicottare il poliambulatorio di Bivongi, far abbassare i prelievi per poi dire che la struttura lavora poco e va chiusa. A chi giova ciò? E perché tentare di privare un vasto territorio lontano dagli ospedali di un servizio che da 6 anni funziona perfettamente ed è poi basilare? In tanti sono stanchi di questa situazione che si sta trascinando da tempo, specie quelli che hanno pagato senza avere il risultato delle analisi e sono intenzionati a rivolgersi alla vicina stazione dei carabinieri di Stilo per avviare le indagini e fare chiarezza su questa oscura vicenda. Medis Job ha già ottenuto un risultato, il primo assunto è stata presentata qualche tempo fa all'azienda, il nuovo sportello di San Luca, vediamo quali primi risultati sono stati ottenuti. A San Luca non è stato semplice portare in città un nuovo sportello lavoro. Superate le prime titubanze con la preziosa collaborazione dell'amministrazione locale, tuttavia l'agenzia per il lavoro OpenJob Mitis SPA, prima e unica agenzia quotata in borsa in Italia, ha portato a termine il suo intento e da questa settimana tutti i cittadini di San Luca potranno contare su uno sportello lavoro al quale rivolgersi per trovare orientamento professionale e occasioni di impiego. In Calabria e nel resto d'Italia. Ed è un ragazzo di San Luca il primo assunto, si chiama Valentino Costanzo, classe 1992, abitante a San Luca, si laurea a Messina in scienze della comunicazione dopo il diploma al liceo scientifico, ha maturato esperienza amministrativa presso associazioni e fondazioni culturali e ha sviluppato competenze in grafica, social media management e fotografia. Siamo certi che il nostro impegno verrà ripagata dalla fiducia e dalla voglia di mettersi in gioco di questo paese, ha spiegato Domenico Totino, responsabile della presenza di OpenJob Mitis nella regione Calabria. Migliorare le percentuali di disoccupazione di questa città è la nostra priorità, ha continuato. Ci rivolgiamo pertanto a tutti coloro che vogliono fare insieme a noi un bilancio delle proprie competenze, strutturando al meglio il proprio curriculum per poi incrociare la propria disponibilità con le offerte di lavoro ad oggi attive grazie alla nostra intermediazione con le imprese italiane. Siamo già da ora certi di trovare tantissima voglia di mettersi in gioco, soprattutto tra i giovani. Se oggi tutto questo è diventata realtà, invece commenta Ivano Tognassi, dirigente OpenJob Mitis, e anche merito delle istituzioni locali, che non posso non ringraziare con particolare riferimento al prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, al commissario prefettizio di San Luca, Salvatore Gullì, e a Confindustria di Reggio Calabria nella persona di Giuseppe Nucera. Crediamo nella voglia di riscatto di questo territorio e siamo carichi dell'accoglienza che ci hanno dimostrato tutti in occasione della conferenza stampa aperta alla cittadinanza. Per chi invece desidera rivolgersi allo sportello per le descritte attività può accedere nei seguenti giorni e orari, ovvero martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, oppure può scrivere via mail all'indirizzo sportellosanluca@openjob.it. Ciao a tutti, sono Valentino Costanzo, questo è il mio primo giorno di lavoro in OpenJob Mitis e ringrazio l'azienda per avermi offerto la possibilità di lavorare. Il mio impegno è quello di valutare offerte di lavoro per la mia comunità e i miei concittadini, sia in Calabria che in tutto il panorama nazionale. Per informazione andate sul sito www.openjobmitis oppure scriveteci un indirizzo email sportellosanluca@openjob.it. Il corteo storico torna quest'anno a maggio, ma quali novità? È tempo anche di selezioni di attori, di figuranti e quanti altri? Abbiamo l'assessore Bruna Falcone di Roccella Ionica che sta organizzando l'evento, quali novità? Assessore Bruna Falcone, ormai il corteo storico è un evento, comunque un momento più che evento culturale ormai storicizzato, possiamo dire a Roccella, un evento nell'evento, la creazione, in vista anche della preparazione del corteo, di una manifestazione importantissima. Allora sì, è vero, è un momento importante che si è pensato proprio in vista della 8ª edizione del corteo storico Carafa, che quest'anno si svolgerà il 5 di maggio, quindi tutti pronti.
si sta lavorando ad una festa, è una festa a Palazzo Carafa, quindi è un evento che è volto proprio a far rivivere il Palazzo Carafa con la presenza di figuranti in abiti d'epoca, quindi avremo i popolani, le nobildonne, i cavalieri e dame dell'Ordine di Malta, i clerici, i frati anche, quindi tutti i personaggi che siamo soliti vedere ogni anno nel corteo. Quest'anno animeranno il Palazzo Carafa il 24 di marzo. Nell'ambito di questa festa si realizzerà il concorso Principi per un giorno. È un concorso proprio volto a far sì che gli aspiranti ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni per le ragazze, dai 17 ai 27 per i ragazzi, quindi una cosa non aperta solo alle scuole ma aperta alla popolazione intera, dovranno iscriversi appunto a questo concorso che si svolgerà sempre il 24 nella chiesa madre al castello, e che culminerà con l'elezione da parte di una giuria fatta da membri delle istituzioni e esperti, più poi il voto che sarà il voto popolare, quindi il voto della gente che vorrà partecipare all'evento, culminerà con l'elezione del principe e della principessa, quindi di chi interpreterà quest'anno Fabrizio Carafa e la di lui consorte Giulia Tagliavia d'Aragona. Sarà un evento importante, un evento che comunque mira a creare comunità, mira ad aggregare gente, ecco perché si svolgerà nelle ore diurne al castello, quindi dalle 10 di mattina alle 2 di pomeriggio, poi terminerà anche con un momento conviviale. Invito la popolazione proprio ad essere presente, a partecipare, perché quello che è il messaggio che da sempre ho voluto mandare è proprio il fatto che il corteo storico, quindi la rievocazione storica, la ricostruzione della storia volta soprattutto ai ragazzi per far conoscere le nostre origini, perché comunque la storia è importante, non perché si deve vivere la storia, non possiamo vivere nel passato ma dobbiamo essere proiettati nel futuro, ma è importante perché è fondamentale conoscere le nostre radici, conoscere la nostra base magari anche per evitare errori del passato e per costruire un futuro migliore. Un'ultima cosa, diciamo quando sarà l'evento e le iscrizioni da quando sono aperte, da quando a quando? Allora, l'evento sarà, ripeto, il 24 di marzo di mattina, quindi il palazzo prenderà vita dalle 9 di mattina alle 14. I particolari ve li svelerò dopo, perché il primo piano del Palazzo Carafa si trasformerà nella macchina del tempo, quindi gli aspiranti verranno proiettati nel 1600, tramite acconciature, belletti, tramite costumi, a cura di una costumista di Acri, quindi di Cosenza, della nostra regione, e poi con l'abbellimento particolare dato anche da un gioiello che verrà realizzato per l'occasione. Quindi 24 marzo le iscrizioni per partecipare al concorso Principi per un giorno saranno... Ma quando parte? Partiranno dal 10 di marzo al 20, perché poi sarà necessario avere quei pochi giorni di tempo per capire come organizzare il resto. Quindi io invito veramente chi vuole partecipare ad essere presente, e invito tutta la cittadinanza a dare il proprio contributo affinché questa manifestazione possa avere una buona riuscita. Saremo in primavera, quindi sarà di sicuro uno scenario molto particolare. Al castello potremo godere anche dei colori della primavera in quello scenario, e anche facendo comunità con il momento conviviale successivo. Domani venerdì 8 di marzo siamo all'agenda. A partire dalle 10.30 Istituto Marconi di Siderno avrà luogo l'incontro dal titolo Donne, un giorno di straordinaria quotidianità. 8 di marzo con gli alunni della Cava di Bovalino, lo spettacolo 8 di marzo Non solo mimose. Sempre domani presso il centro obiettivo formazione Marina di Gioiosa, convegno La violenza nella coppia. 8 di marzo sala Consiglio Comunale Africo Nuovo, 17.30, si presenta il romanzo di Milicia e Tassone, Lumache. Venerdì 8 con inizio alle 18.30, sala convegni Nicola Zitara, biblioteca comunale Armando Latorre, Siderno.
Sarà proiettato il film E ora dove andiamo? Di Labaki, poi a conclusione della serata dibattito sulla condizione delle donne. Sabato 9 di marzo, ore 10, i locali che ospitano l'auditorium comunale di Gioiosa Ionica avrà luogo un incontro informativo per sensibilizzare l'opinione pubblica contro la violenza di genere. Sabato 9 17:30, convento dei minimi di Roccella Ionica, convegno dal tema medicina di genere, percorsi e pratica clinica. Domenica 10 ore 18 presso la libreria Mondadori, un evento dedicato alla scoperta dei fondali. Domenica 10 ore 21 ex convento dei minimi andrà in scena lo spettacolo teatrale L'Ipocrita di Antonio Grosso, con Antonio Grosso. Poi venerdì 15 alle ore 9 a Aula Magna al liceo scientifico Zaleuco di Locri, iniziativa I Giovani e la settimana dell'amministrazione aperta. Adesso andiamo a leggere i titoli delle principali testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, è il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, questa è l'apertura che riserva il quotidiano edizione di Reggio. Un decreto speciale per la sanità, il ministro vuole togliere alla regione la nomina dei direttori generali di ASP e aziende ospedaliere. La Grillo in prefettura a Reggio e negli ospedali di Locri e Polistena, scioccata da tanto lassismo. Blitz notturno. Intanto dei sindaci al nosocomio di Melito al Tiberio Evoli. Ieri c'è stata questa visita sorpresa del ministro della salute Grillo in Calabria, nelle strutture ospedaliere anche del comprensorio. Parliamo di reddito di cittadinanza, siamo alle tre notizie nel taglio alto, titoli sottotestata, alle poste presentate 30.000 domande in mezza giornata. E poi legittima difesa, la Camera dice sì, i 5 Stelle spaccati, in 25 non votano. L'omicidio di Pamela, il pentito mi disse di averlo uccisa e fatta a pezzi. Poi San Ferdinando, sgomberata la baraccopoli, ha abbattuto il 40% degli alloggi. Vedete qui la polizia schierata. Il caso, un manifesto per la giornata della donna di domani, il ruolo della donna bufera sulla Lega di Crotone per una iniziativa messa in campo dalla Lega. La normale di Parigi è con Lucano e con il sindaco sospeso in questa foto durante l'incontro di ieri a Parigi. Comune di Reggio, il lungo parto delle consulte. Importante il ruolo che svolgono gli istituti democratici di partecipazione. Tutti i dettagli sono stati illustrati dall'assessore alla cultura Irene Calabro. Monasterace per la giudiziaria, il boss Iruga assolto per l'omicidio del fratello ma condannato a 24 anni per mafia. Sostegno, 1450 posti agli Atenei calabresi, regione, scontro politico sulla doppia preferenza, Cosenza Paola, la galleria ferroviaria dall'8 aprile chiusa per lavori, Cropane Antonia rinviata l'autopsia, certamente sul 118. E poi Cotronei, vasto rogo al Palumbo Sila presso il presunto autore. Per quanto riguarda invece Gazzetta del Sud, andiamo ad occuparci subito di quella che è la notizia di apertura ai temi della sanità. Calabria azzerata, a breve il decreto scontro in vista con la regione. La ministra Grillo, nuovi poteri speciali, il governo potrà sostituire i vertici inefficienti. Due latitanti catturati in Spagna, Rosarno, nel luglio del 2018 sfuggirono all'operazione Ares. Rosario Grasso, elemento di vertice del clan Grasso Cacciola, e il trafficante Giuseppe Di Marte si nascondevano a Madrid. E poi San Ferdinando, ruspe in azione per eliminare la baraccopoli. Andiamo avanti, reddito di cittadinanza, una partenza soft anche in Calabria. Nel primo giorno nessun assalto alle poste e ai CAF calabresi. Scuole e vaccini, Salvini bocciato. Entro il 10 vanno esibiti i documenti. Il vice premier, una deroga, dice, i bimbi non in regola metterebbero a rischio i compagnetti più fragili. Occupiamoci di cinque fronti, rapina a un market con due feriti, arrestate tre persone a Monasterace, Giuseppe Cosimo Ruga non assassinò suo fratello Andrea, la corte d'assise lo ha condannato solo per associazione mafiosa. Roma eliminata dalla Champions, perso 3-1 contro il Porto sul rigore al 117esimo nei tempi supplementari. Non ci sono altre notizie importanti, ci fermiamo qui per quanto riguardava la nostra edicola digitale e i relativi titoli che oggi riportano in prima pagina le due testate calabresi, il quotidiano e Gazzetta. Restituiamo la linea alla redazione, grazie per averci seguiti. Il tempo in Calabria.
Anche oggi giornata all'insegna del bel tempo in Calabria, c'è lo sgombro da nuvole come vedete dalla cartina, temperature in aumento, soltanto in serata possibile aumento della nuvolosità. Grazie per averci seguiti. Giornale che finisce qui, grazie per l'attenzione. Riepilogo. Terremoto della sanità dopo la visita a sorpresa del ministro. Sanità azzerata in Calabria, svolta epocale. Sfuggiti all'operazione Ares, due latitanti arrestati in Spagna. Il boss Ruga assolto per l'omicidio del fratello, la risultante dal tribunale di Locri. Al poliambulatorio di Bibonge i risultati delle analisi restano un mistero. Dal laboratorio dell'ospedale di Locri nessuna risposta ad utenti che hanno pagato impegnativa e ticket. Quota 100, fuga dal lavoro, boom di dipendenti pubblici in uscita.